cari amici, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non lo possiamo avere se non indossiamo la mascherina. Niente mascherina, niente pane. Ma vi dico che oggi è stato anche più duro, anche più umiliante andare a prendere il pane con la mascherina dopo aver visto la festa di Zaia, di Emiliano, di Vespa, la loro felicità nel brindare, nel bere, nello stare tutti attaccati, tutti appiccicati a 10 centimetri di distanza, mentre a noi dicono continuamente il distanziamento sociale, la mascherina sono necessari. Anche al chiuso non indossavano la mascherina, parlavano nei microfoni, parlavano a 20 centimetri di distanza, se lo scambiavano, scherzavano fra loro, hanno messo in evidenza come destra, sinistra abbiano preso tutto, tutto quello che era possibile prendere come sottomissione, come il fatto di rendere questo paese schiavo. Hanno preso tutto insieme, destra e sinistra, si sono baciati, Zaia, Emiliano, eccoli qua tutti, brindano, guardate la loro felicità, una felicità che deriva, da tutto quello che stanno ottenendo, da questa balla del virus, tutto quello che stanno ottenendo, le mascherine. Hanno prodotto milioni di mascherine, milioni, hanno fatto convertire le aziende alla produzione di mascherine. Ne hanno in stock 800 milioni. Le devono vendere, ci devono obbligare ad andare in giro con la mascherina anche se non serve. Ma li avete visti? Li avete visti quanto erano felici? L'inaugurazione del nuovo immobile di Vespa. Il grande ciambellano di corte, il ciambellano dell'Italia, quello che elogia qualsiasi persona stia per arrivare, per approdare al potere. E allora eccoli tutti quanti. Ma perché, secondo voi, non osservavano nessuna precauzione, nessuna, erano vicinissimi, parlavano, Vespa toccava, carezzava Albano, Emiliano baciava, Zaia che aveva appena emesso un'ordinanza per cui quelli che avevano avvicinato un positivo, anche se erano negativi, dovevano stare in quarantena e lui andava ad abbracciare, abbracciare Emiliano. Cosa sarebbe successo se noi avessimo fatto un parallelo tra lo spot di Zaia, quello che un attimo prende un drink a una distanza di un metro insieme ad un'altra persona, dopo 5 minuti è in terapia intensiva. Zaia e Emiliano dove dovevano stare dopo essersi baciati ed abbracciati? E allora vedete che non c'è niente, loro si comportano così, nessuna precauzione, perché loro sono i nostri padroni. Noi siamo i cavalli da soma, noi siamo i servi della gleba, che devono essere caricati di ogni incombenza, di ogni peso, di ogni balla, e devono ubbidire. La mascherina te la devi mettere, perché noi ne dobbiamo vendere 400, 500 milioni, li abbiamo già prodotte. E non c'è niente, lo hanno dimostrato. Andate a guardare la festa di Vespa, di Zaia, di Emiliano, e guardate le precauzioni. Non prendono precauzioni perché loro sono i primi a sapere che è tutto finito, che il virus non c'è più, che è sparito. Che quello che dice Zangrillo, che quello che dice Silvestri, che quello che dice Clementi è verissimo. Loro cercano con quei virologi
da strapazzo, di dire c'è ancora, c'è ancora. Cercano di metterci paura, di terrorizzarci, però loro sono i primi a sapere che non c'è niente e si comportano di conseguenza. Pensate alle ordinanze di Zaia, pensate a questo centrodestra, terribile come il centrosinistra. È giunta l'ora, non possiamo più aspettare, non possiamo più indossare le mascherine, non possiamo più adottare queste norme che valgono solo per le bestie da Soma, le bestie. Noi siamo le bestie alle quali va misurata la temperatura. Noi siamo le bestie che devono fare una coda davanti a un negozio. Noi siamo le bestie che devono aspettare ore per prendere un caffè, mentre loro bevono, mentre loro brindano. La felicità che c'era nei loro occhi, guardate, guardate come sono contenti, quanto è contento Zaia, Vespa, quanto è contento Emiliano, la felicità perché hanno raggiunto il loro obiettivo di sottomettere gli italiani. Loro sono i grandi, sono i nostri padroni, noi siamo i servi. Italiani, basta. Se siete minimamente intelligenti, guardate quel filmato e datemi una spiegazione e ditemi sì, è necessario ancora indossare le mascherine. E allora avanti, vi aspetto il 1° agosto, venite in massa, venite, venite con noi, perché noi siamo l'alternativa, noi siamo quelli che realmente vogliono riconquistare la libertà. Guardate, ci accusano sempre di mettere in discussione le professioni umili. Assolutamente. Noi abbiamo rispetto anche per quelli che lavano i piatti. Abbiamo detto solamente che non tolleriamo essere ripresi. Ma né da lavapiatti né da dirigenti. Nessuno in un supermercato ci può dire mettiti la mascherina, mettiti i guanti. Stai distanziato perché non c'è niente. Guardate loro, i grandi, tutti senza mascherina, solo i camerieri con la mascherina. Ecco la loro discriminazione. E allora venite tutti con noi, perché noi siamo realmente il futuro. Avanti Motor Italia!